Gorizia si trova nel nord-est italiano, al confine con la Slovenia ed è quindi, diciamo così, confine esterno non solo dell'Italia, ma anche dell'Unione Europea, dell'area Schengen, che è un po' il crocevia di diverse influenze culturali, quella chiaramente italica, quella asburgica e quella slava. Dopo, la Seconda Guerra Mondiale, diciamo così, una buona parte del territorio goriziano è rimasto all'ex Jugoslavia, che adesso è diventata poi Slovenia. Confine italo-sloveno in prossimità di Gorizia è stato interessato dal fenomeno dell'immigrazione clandestina in maniera massiccia a partire dal 1998, in coincidenza chiaramente con i noti eventi bellici nella ex Jugoslavia, quindi con un flusso migratorio di profughi provenienti da quell'area balcanica interessata dal conflitto che si è riversato verso, diciamo, l'Occidente e che ha interessato anche i confini italiani. Volante 2, Unine 9020, dalla doppia 8 del 92. Ci accorgiamo nella maggior parte dei casi che è in realtà solo una piccola parte degli stranieri che transitano qui a Goriziano in realtà vogliono rimanere poi in territorio nazionale. نووي نووي علي علي زين poi Hamuele, Barabè, Hatnesi, Barà? Io ho cominciato di fare come un mediatore, mediatrice, così, perché qui in confine hanno bisogno le persone che vengono dal mio paese o altro paese che hanno bisogno di sentire, di sapere come vengono qui e i loro motivi. È così che io ho cominciato di dare una mano e dopo piano piano è diventato come una cosa seria, una cosa che mi è piaciuto come lavoro. Quando entri in altro paese, quando devi cominciare una vita in altro paese, prima cosa che ti colpisce è solitudine. Perché è difficile comunicare con gli altri, prima cosa perché non sai parlare, non riesci a capire loro e non puoi esprimerti come si deve. Una cosa che è molto difficile è che quando hai problemi di mancanza delle persone che amavi una volta, che volevi tanto bene, che non puoi più parlare con nessuno. E questo è una sofferenza perché tutte le cose rimane dentro di te e devi dire per essere più tranquillo, devi dire il tuo modo di vedere le cose, devi parlare sui problemi. Se io resto qui, che devo lavorare di mattina fino a sera, che risparmio le cose, non posso mai avere le cose che avevo e lasciato nel mio paese. Lì studiamo, andiamo in università, abbiamo una casa, abbiamo delle belle cose dentro, e qui è difficile trovare tutte queste cose. Importante sapere che tutte le persone che vengono qui non sono uguali, prima cosa. Secondo, se vengono, dovete pensare che veramente forse questa ha dei problemi. Non puoi tornare più al tuo paese finché non solvono tutti i problemi che esistono lì. Non puoi vedere più la tua famiglia.
famiglia, non puoi vedere i tuoi parenti, neanche amici che valgono molto. E poi non hai più situazione che avevi una volta, sei una persona che nessuno ti conosce e devi cominciare da zero. Tante persone dicono non sappiamo chi siamo più, ogni persona deve sapere chi è, non che dove, e così può cominciare da zero per vivere, e per mia figlia anche deve imparare così. Per la mia figlia una cosa che qualche volta mi preoccupa di perdere le buone cose che può avere, che ha avuto, e cerco di dare forza, non perdere quello che noi siamo, quello che noi eravamo, d'altra parte, d'altra terra, con altra cultura, di mantenere questa cultura. Sempre io devo ripetere che chi sono, come pensano, qual è il loro lavoro, sempre deve vedere i film che abbiamo, che da Iran, mandano da Iran, per vedere come ha vissuto quando era piccola, e quali sono sui, ad esempio, i cugini, chi è suo zio. Io sempre devo dare queste informazioni, devo parlare su loro ogni momento per non dimenticare di loro. Non deve pensare che se qui sola vuol dire che sempre è stato sola, oppure se qui non ha nessun parente non vuol dire che non ha nessuno. Penso che se, quando vedo loro, se un giorno posso andare qua, quali cambiamenti sono, e questo mi dà un po' anche paura, che come sono diventati, cioè sono più vecchi, i bambini crescono, gli adulti cioè, diventano vecchi, e io come vedono me, ad esempio. Questa è una cosa che è sempre un punto di domanda. Viene e mi emoziona, mi dà emozioni e paura, e poi nostalgia anche, perché non sono con loro, non possiamo crescere insieme nella questa vita, questa strada, non diventiamo vecchi insieme, vecchi con la mia famiglia, e questo è grave. Ma non